11 settembre, sionisti rothschildiani dappertutto. Il contratto di locazione delle torri gemelle del World Trade Center venne acquistato appena qualche settimana prima dell'11 settembre 2001 da due uomini d'affari, Larry Silverstein e Frank Lowy, entrambi sionisti rothschildiani. Hanno forti legami con i leader israeliani, tra cui Benjamin Netanyahu, l'attuale primo ministro. Netanyahu disse che quanto accaduto l'11 settembre era positivo per loro. L'affare del World Trade Center viene negoziato con Lewis Eisenberg, sionista, presidente dell'autorità portuale di New York, vicepresidente dell'AIPAC ed ex socio della Goldman Sachs, controllata dai Rothschild. Eisenberg ha anche legami con la leadership israeliana. L'uomo che fece pesanti pressioni sull'autorità portuale di New York per la vendita a privati del contratto di locazione del World Trade Center era Ronald Lauder, sionista, della casa produttrice di cosmetici Estée Lauder. Costui è coinvolto in una lunga lista di organizzazioni, tra cui il Fondo Nazionale Ebraico, il Congresso Mondiale Ebraico, il Comitato di Assistenza Ebraico Americano e la Lega Antidiffamazione. Acquistare il World Trade Center fu un terribile affare per Silverstein e Lowy. Le Twin Towers o Torri Gemelle erano note come gli elefanti bianchi a causa dello stato in cui versavano e l'incredibile quantità di amianto che necessitava di essere smaltita. Silverstein venne interpellato perché aveva comprato quel contratto e così rispose: «Sentivo l'urgenza di averle. Eh beh, ci scommetto». Una volta raggiunto l'accordo, Silverstein e soci aumentarono notevolmente il premio assicurativo in caso di un attacco terroristico e quando le Torri Gemelle crollarono, intascarono 4 miliardi e mezzo di dollari. Il contratto era costato 3,2 miliardi e Silverstein, secondo quanto riferito, aveva investito soltanto 14 milioni. Il giudice, che sovrintese al contenzioso tra Silverstein e le compagnie assicurative, era Michael Mukasey, sionista, che in seguito sarebbe divenuto Attorney General, il capo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Originariamente per l'acquisto del contratto del World Trade Center si era proposto un altro offerente che superava il budget di Silverstein e Lowy di 50 milioni di dollari. Si trattava di una società chiamata Vornado, il cui principale azionista era il manager ebreo Bernard Mendick. Era l'ex cognato di Silverstein e dopo il divorzio della sorella di quest'ultimo i due avevano rotto i rapporti. Nonostante avesse fatto la migliore offerta, improvvisamente la Vornado cambiò idea e si ritirò, lasciando il campo libero a Silverstein e Lowy. Non c'è da stupirsi se lo soprannominarono Lucky Larry, Larry il fortunato. Bernard Mendick morì dopo essersi improvvisamente ammalato, qualche settimana dopo che Silverstein e Lowy avevano presentato la loro offerta finale per il World Trade Center. Ma quanti improvvisamente in questa vicenda. Silverstein faceva colazione ogni mattina con i suoi figli nel ristorante Windows of the World, oltre il 100° piano nella Torre Nord, ma l'11 settembre nessuno di loro fu visto. Silverstein disse di aver avuto all'ultimo momento un appuntamento dal dermatologo, quando in verità, come dichiarò privatamente una delle sue guardie del corpo, mentre era in auto aveva ricevuto una telefonata in cui gli veniva detto di stare alla larga dal World Trade Center. Durante un'intervista televisiva, di cui ora si starà pentendo amaramente, Silverstein disse che quando un altro edificio del World Trade Center andò a fuoco, venne presa la decisione di tirarlo giù, un'espressione gergale utilizzata nelle demolizioni controllate, figura 255. Si trattava del Building 7, o Salomon Brothers Building, l'edificio 7, che non era stato colpito da un aereo. Subito dopo l'edificio 7 collassò su se stesso a causa di quella che chiaramente era una demolizione controllata. Immettete su YouTube le parole Building 7 Collapse e vedrete di che si tratta, ve lo mando direttamente. La falla nella storia raccontata da Silverstein è che ci vogliono parecchie settimane o persino mesi per collocare le cariche esplosive in un edificio grande come il Building 7, alto 47 piani, e farlo crollare come accadde. Come poté essere presa la decisione di tirarlo giù e subito dopo, ciò è esattamente quanto avvenne. Infatti qualcosa del genere non è neppure lontanamente possibile e non doveva esserlo. Gli esplosivi furono collocati molto tempo prima che venisse presa la decisione di tirarlo giù.
e l'intero scenario dell'11 settembre prese vita secondo un copione già stabilito. Durante una diretta televisiva, una giornalista della BBC annunciò il crollo dell'edificio 7 mezz'ora prima che ciò avvenisse veramente, perché le autorità avevano diramato troppo presto la notizia. Mentre la giornalista annunciava il crollo, l'edificio alle sue spalle era ancora in piedi. Il piano. Notoriamente, l'amministrazione Bush era controllata dai cosiddetti neocons, o neoconservatori. A capo dei neocons vi era una cricca di sionisti rothschildiani dal calibro di Richard Perle, Paul Wolfowitz, Duff Zakim, Robert Keegan, Douglas Faith, William Crystal, direttore del giornale sionista rothschildiano The Weekly Standard, e Lewis Cooter, Libby, avvocato civilista radiato dall'albo, nonché criminoso ex consigliere del vicepresidente Dick Cheney. Della banda faceva parte anche il sionista rothschildiano Robert Zoellick, ora a capo della Banca Mondiale, che ha sostituito il suo collega neoconservatore sionista Paul Wolfowitz. Ben prima dell'11 settembre, la leadership neoconservatrice scrisse all'allora presidente Bill Clinton sollecitandolo ad attaccare l'Iraq. In seguito, sotto l'amministrazione Bush, costoro appoggiarono le invasioni di Iraq e Afghanistan, dopo gli attacchi al World Trade Center. Prima della nomina di Bush, questi stessi sionisti rothschildiani avviarono un think tank chiamato Progetto per il Nuovo Secolo Americano. Anche Donald Rumsfeld, segretario alla difesa durante l'amministrazione Bush, e Dick Cheney, suo vicepresidente, entrambi veementi sostenitori di Israele, furono coinvolti nel progetto insieme al fratello di Bush. Nel settembre del 2000, il Progetto per il Nuovo Secolo Americano, abbreviato in PNAC, pubblicò un documento intitolato Ricostruire le difese dell'America, strategie, forze e risorse per un nuovo secolo. Vi si richiedeva alle forze americane di combattere e vincere simultaneamente e con decisione importanti e molteplici teatri di guerra, con un'enfasi particolare riguardo ai luoghi quali l'Iraq, l'Iran e la Corea del Nord. Ma il documento asseriva che non sarebbe stato possibile vendere queste guerre oltreoceano senza una buona scusa, e vi si leggeva che, probabilmente, il processo di trasformazione sarebbe lungo, in assenza di qualche evento catastrofico e catalizzante come una nuova Pearl Harbor, chiusa citazione. Esattamente a un anno dalla pubblicazione del documento e 9 mesi dopo l'ascesa al potere di gran parte di questi sionisti, durante l'amministrazione Bush, l'America patì veramente ciò che Bush stesso definì la nostra Pearl Harbor. Gli attacchi vennero sfruttati per giustificare il programma esposto nel documento sionista rothschildiano. Era tutto così evidente. Il discorso di Bush sullo Stato dell'Unione del 2002, che definiva Iraq, Iran e Corea del Nord come l'asse del male, venne scritto dal neoconservatore David Frum, sionista, e proveniva direttamente dal piano della PNAC a sostegno di molteplici guerre d'oltreoceano. Il documento menzionava anche la Libia come paese bersaglio. Le tra virgolette indagini condotte dalla commissione sull'11 settembre su ciò che accadde quel giorno vennero imposte a Bush e Cheney, e l'uomo che inizialmente venne nominato a capo della commissione era Henry Kissinger. Ciò sembrò ridicolo e incredibile persino a loro, e Kissinger dovette dare le dimissioni, citando un conflitto di interessi, cosa che in precedenza non l'aveva mai fermato. Le cosiddette indagini e la relazione finale furono supervisionate da Philip Zelikow, sionista. Nella relazione veniva dichiarato che la storia ufficiale era vera, pur senza citare testimoni chiave che dessero un'altra versione degli eventi. Le cause legali per morte ingiusta e ferite personali intentate dai familiari delle vittime dell'11 settembre vennero trattate dal giudice federale Elvin Hellerstein, sionista, che per nascita ha stretti legami con Israele. L'avvocato Kenneth Finberg, sionista, amministrò il fondo federale di compensazione per le vittime dell'11 settembre,
e il 97% delle famiglie venne persuaso ad accettare il denaro in cambio dell'impegno a non richiedere un'investigazione indipendente sulle atrocità di quel giorno. Coloro che richiesero ulteriori indagini o rifiutarono le limitazioni del fondo di compensazione furono ascoltati attraverso un mediatore speciale, Sheila Birnbaum, sionista rothschildiana. Finberg, in seguito, diventò Special Master per la compensazione esecutiva del TARP relativa al salvataggio delle banche e amministratore nominato dal governo del fondo di compensazione destinato alle vittime del disastro della BP Oil nel Golfo del Messico. Lo ripeto, gli ebrei costituiscono soltanto il 2% circa di tutta la popolazione americana e molti di essi non sono sionisti rothschildiani. In proporzione, il numero di quelli che occupano posizioni di potere è semplicemente sbalorditivo e qui sto solo parlando di ciò che potremmo definire una lista principale. Ma le cose vanno ben oltre. A proposito, il documento del PNAC invocava anche forme avanzate di guerra biologica in grado di prendere di mira genotipi specifici. Il progetto per il nuovo secolo americano venne ampiamente denunciato dai media alternativi e come risultato il suo nome fu cambiato in Iniziativa per la Politica Estera. All these words on this page without making a mistake. Look at the letter at the end and remember the sound it makes. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready to read this word the fast way. Get ready. Kite. Yes, kite. Sound it out. Get ready. Kite. Sound it out. Get ready. Kite. What word? Kite. Yes, kite. Boys and girls, sound this word out. Get ready. Steel. What word? Steel. Yes, steel. Read these words the fast way. Get ready. Play. Yes, play. Get ready. Must. Yes, must. Let's read these words the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready. Kit. Yes, kit. Get ready. Steal. Yes, steal. Get ready. Play. Yes, playing. Get ready. Must. Yes, must. Well, you guys, pick your reader up from under your seat. Open your book up to lesson 60 on page 153. Controllare le indagini inesistenti e la sicurezza inesistente. All'epoca dell'11 settembre, la CIA era capeggiata da George John Tenet, sionista, e le indagini sugli attacchi furono supervisionate da Michael Chertoff, sionista, London School of Economics. Assistente al procuratore generale e figlio di un agente del Mossad, Chertoff cofirmò il noto Patriot Act, che elimina i diritti e le libertà basilari come giustificazione dell'11 settembre. In seguito venne anche messo a capo della Sicurezza Nazionale, un'organizzazione costituita proprio in risposta all'11 settembre. In quel periodo il Pentagono era controllato da individui come il vice segretario alla difesa Paul Wolfowitz, sionista, che poi sarebbe divenuto direttore della World Bank, e Dov Zekim, sionista, entrambi membri del progetto per il nuovo secolo americano. Zekim è sia cittadino israeliano che americano e durante il suo incarico come controllore finanziario del Pentagono riuscì a perdere trilioni di dollari di budget. Un fatto che, sentite bene, venne annunciato il 10 settembre del 2001. Qualcuno si sta chiedendo come mai questa straordinaria rivelazione non fu ampiamente divulgata. È forse per via di qualcosa che accadde il giorno dopo o roba del genere? Ma fu solo una coincidenza, giusto? Zekim è anche la persona che procurò a Israele una schiera di aerei F-16 e F-15 da combattimento, venduti a una frazione infinitesimale del loro valore in quanto classificati come surplus militare e comunque acquistati con i soldi americani dell'aiuto. Questa e altre spese militari, spesso dei doni, significano che Israele possiede una delle più equipaggiate forze armate del pianeta con cui difendere una popolazione di soli 7 milioni e mezzo di individui. Ciò è ridicolo, ma l'esercito e l'arsenale nucleare israeliano, una riserva nucleare e un ampio programma per l'utilizzo di armi chimiche e biologiche hanno una finalità che va ben oltre la semplice difesa. Martin Van Krivald, storico dell'establishment militare israeliano,
ha detto che un giorno Israele potrebbe essere costretto ad annientare il continente europeo utilizzando le proprie capacità nucleari e tutti gli altri armamenti che possiede, qualora sentisse minacciata la sua esistenza. Ha aggiunto che Israele considera l'Europa un bersaglio ostile. Citiamo: abbiamo centinaia di missili e testate nucleari in grado di raggiungere bersagli differenti nel cuore del continente europeo, persino oltre i confini di Roma, capitale d'Italia. Chiusa citazione. Krivel ha detto che la maggior parte delle capitali europee diverrebbe un bersaglio per l'aeronautica militare israeliana. Questi individui possiedono armi nucleari che non permettono vengano ispezionate e si rifiutano di firmare il trattato di non proliferazione nucleare, TNP. E cosa fa la comunità internazionale al riguardo? Provate a indovinare. Israele dispone anche di un programma massiccio di armi chimiche e biologiche, portato avanti presso l'Istituto per la Ricerca Biologica Israeliana, a sud-est di Tel Aviv, e l'esercito impedisce ai media israeliani di fare qualunque rivelazione in proposito. Sono sicuro che quegli scienziati stiano anche producendo ciò che i neocon definirono armi biologiche per uccidere genotipi specifici. Tutto questo viene pagato dai contribuenti americani tramite il governo statunitense controllato dai sionisti rothschildiani. All'epoca dell'11 settembre la sicurezza del World Trade Center era affidata alla Kroll Inc., di proprietà dei Rothschild. La Kroll ha stretti legami con la CIA e il Mossad e attualmente è diretta da William Bratton, richiesto dal primo ministro britannico David Cameron dopo le sommosse del 2011. In tutti e tre gli aeroporti coinvolti nell'11 settembre, la sicurezza era gestita dalla ICTS International e da una sua affiliata, la Huntley Corporation, due società i cui proprietari sono i sionisti Ezra Harel e Atzmon. Ad avere il controllo su quelle due società sono anche ex agenti dello Shin Bet, l'agenzia di intelligence per gli affari interni di Israele, che gestisce la sicurezza della compagnia aerea israeliana El Al. La ICTS International venne fondata nel 1982 ed è responsabile della sicurezza di tutti gli aeroporti coinvolti nell'11 settembre, dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, dove si svolse la vicenda dell'attentatore della scarpa Richard Reid, e dell'aeroporto Schiphol di Amsterdam, dove Farouk Abdul Mutallah, l'attentatore delle mutande, riuscì a salire a bordo di un aereo senza passaporto, eludendo vari controlli. Come risultato di tutti questi errori relativi alla sicurezza, ora abbiamo uno stato di polizia, metodi orrendi per controllare gli aeroporti e radiazioni prodotte dagli scanner full body incentivati dal sionista Michael Chertoff, proprietario del Chertoff Group. Si tratta di una società per la sicurezza e la gestione dei rischi, che impiega vari colleghi della sicurezza nazionale e anche Michael Hayden, ex direttore dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale e della CIA. Dopo l'incidente dell'attentatore delle mutande, architettato ad arte, Chertoff apparve su tutte le reti televisive del mondo per sollecitare il governo a introdurre gli scanner full body, figura 256. Gli scanner vengono prodotti da uno dei clienti del Chertoff Group, la RapiScan System. Qualche ora prima che il congresso esprimesse il proprio voto sul primo Patriot Act, giustificato dall'11 settembre e costilato da Chertoff, venne aggiunta qualche correzione tecnica per rendere immuni le società straniere che si occupavano di sicurezza, come la ICTS International, ai procedimenti legali correlati all'11 settembre. Vale a dire che la ICTS non sarebbe stata sottoposta ad alcun interrogatorio o non avrebbe dovuto fornire spiegazioni su quanto accadde ai nastri registrati quel giorno negli aeroporti, misteriosamente scomparsi, o sul perché le videocamere non stavano funzionando. Anche Mervyn Bush, fratello di George Bush Jr., era un dirigente della Securacom, una società che forniva servizi di sicurezza al World Trade Center, alla United Airlines e all'aeroporto internazionale di Dallas. Gli attacchi alle Torri Gemelle avvennero pochi giorni dopo la rimozione di un sofisticato sistema di allarme e l'allontanamento dei cani antibomba. Nel weekend dell'8 e 9 settembre, nella Torre Sud mancò l'elettricità per 36 ore circa, dal 50° piano in su. Quindi videocamere e porte di sicurezza dei piani più alti in quel momento non erano funzionanti. Siamo qui per documentare l'evento.
Poi vi è la storia dei 5 israeliani esultanti che furono arrestati dopo che la polizia aveva ricevuto diverse chiamate da residenti del New Jersey, scandalizzati dal fatto che uomini medio orientali fossero alticci e stessero gridando e applaudendo mentre filmavano le torri gemelle che andavano a fuoco e, a quanto si dice, costoro avrebbero iniziato a filmare prima che gli aerei si schiantassero. Erano come felici, non mi sembravano scioccati, così disse un testimone. La polizia e l'FBI trovarono nel loro furgone bianco mappe di New York con evidenziate alcune zone e anche $4,700 in contanti nascosti in una calza, passaporti stranieri e taglierini dello stesso tipo presumibilmente usato dai dirottatori arabi. Venne anche riferito che i cani antibomba avevano trovato tracce di esplosivo nel furgone, che apparteneva a una società di facciata del Mossad, la Urban Moving System, di proprietà di Dominic Suter, sionista. Dopo gli attacchi costui lasciò tutto, letteralmente, vista la fretta con cui il suo ufficio venne evacuato, e fece immediatamente ritorno in Israele. Secondo quanto riportato dal giornale ebraico The Forward, l'FBI aveva scoperto che almeno 2 dei 5 israeliani arrestati erano agenti del Mossad e che la Urban Moving System, una ditta di traslochi, era un'operazione di facciata. I 5 vennero trattenuti per 71 giorni e poi rilasciati senza imputazioni. Fu consentito loro di ritornare in Israele e 3 di essi, durante un programma televisivo, dichiararono: "Il nostro scopo era quello di documentare l'evento", figura 257. Sì, l'evento che sapevano sarebbe accaduto. Il Mossad è un esperto mondiale nell'inscenare falsi attacchi terroristici e far ricadere la colpa su chi intende demonizzare. Il dottor Alan Sabrowski, ex direttore degli studi presso l'Army War College degli Stati Uniti, ha detto pubblicamente che i capi dell'esercito americano sanno che la stessa mano nascosta e i traditori all'interno della nostra nazione erano responsabili degli attacchi dell'11 settembre, chiusa citazione. Ho già accennato al fatto che dopo gli attacchi due organizzazioni chiamate Intel Center e SITE, o Istituto per la Ricerca di Entità Terroristiche Internazionali, ci hanno propinato una serie di video di Bin Laden e altre informazioni per promuovere la paura del terrorismo arabo. A capo della Intel Center vi è Ben Wenzke, sionista, e il SITE è stato cofondato da Rita Katz. In un loro articolo, gli autori Gordon Duff e Brian Yobert pongono dei quesiti chiave. Cito: chi annuncia che Al-Qaeda rivendica un bombardamento? Rita Katz. Chi trova per noi le registrazioni di Bin Laden? Rita Katz. Chi ci fornisce quasi tutte le informazioni dicendoci che i musulmani sono cattivi? Sempre Rita Katz. Lei è il direttore del SITE, fonte primaria dell'intelligence, utilizzata dai servizi di informazione, dalla sicurezza nazionale, dall'FBI e dalla CIA. Qual è la sua qualifica? Ha prestato servizio nell'esercito israeliano, ha una laurea e la maggior parte dei giornalisti investigativi crede che il Mossad la aiuti nell'ottenere le informazioni. Non troviamo prove di qualifiche di alcun genere. Un barista avrebbe più esperienza nell'ambito dei servizi segreti. Nessuno verifica le sue affermazioni. Il SITE dice che Al-Qaeda ha fatto qualcosa e la notizia finisce sui giornali, così come gli articoli di copertura dei veri responsabili. Ma che cosa fa realmente il SITE? Cerca le informazioni in internet, quasi invariabilmente le informazioni che gli strateghi vogliono che siano riportate e vendute come notizie, viste alla TV americana, scritte nei nostri quotidiani e passate in internet, quasi come se fossero effettivamente vere. Incredibile, chiusa citazione. Non è poi così incredibile. Se avete letto fin qui e compreso a quale livello le società segrete sioniste controllano e manipolano gli eventi mondiali, i sionisti rothschildiani Katz e Wenzke forniscono l'intelligence e i video di Bin Laden alle agenzie per la sicurezza e ai media. E Adam Gaden, presunto portavoce di Al-Qaeda, rilascia video di se stesso a sostegno del terrorismo. Il suo nome è sulla lista dei più ricercati dall'FBI, di nome Adam Perlman, nipote di Carl Perlman, che ha prestato servizio nel comitato di quel fanatico gruppo sionista chiamato Lega Antidiffamazione. Il presidente della sicurezza nazionale americana e del comitato per gli affari del governo è il senatore Joseph Lieberman,
il quale si serve costantemente della minaccia del terrorismo per censurare internet e impedire che la verità venga a galla. Fukushima, sempre la solita vecchia storia. Tra le società di spicco in tutta questa storia, che si occupano di sorveglianza o di produrre e fornire equipaggiamenti militari, vi sono la ICTS International e la Magna BSP, che installò i sistemi di sicurezza nel complesso nucleare di Fukushima in Giappone prima del disastro del 2011 che seguì al terremoto e allo tsunami. Queste e altre società dello stesso tipo sono controllate dall'intelligence rothschildiana e dalla sua organizzazione operativa, il Mossad. Prima del disastro del marzo 2011, che seguì al terremoto e allo tsunami, quella di Fukushima è stata una catastrofe oltre misura, non solo per il Giappone già devastato, ma per il mondo intero. Non è facile prevedere un futuro a lungo termine per la nazione, vista la gamma di rilascio radioattivo ancora in corso. Secondo alcune fonti, le emissioni radioattive dell'estate del 2011 sarebbero state 50 volte più devastanti di quelle verificatesi a Chernobyl, Ucraina, nel 1986. Mentre scrivo, le radiazioni stanno continuando a riversarsi nell'acqua e nell'aria e per ora non accennano a fermarsi. La versione ufficiale di ciò che è accaduto a Fukushima non ha alcun senso logico. Né l'ondata provocata dallo tsunami né i danni del terremoto possono spiegare la serie di eventi che seguirono. Le autorità hanno addebitato l'esplosione del reattore 3 a un accumulo di idrogeno conseguente al colpo inferto dallo tsunami, ma il genere di tecnologia adottato a Fukushima avrebbe dovuto permettere di far fronte a un problema simile e senza il bisogno di utilizzare l'elettricità. Il reattore 4 è esploso anche se in quel momento non era operativo e non veniva alimentato. Allora, com'è potuto accadere una cosa del genere? Anche i reattori 5 e 6 erano fuori uso perché in attesa di essere sottoposti a lavori di manutenzione. Soltanto i reattori 1, 2 e 3 erano operativi. Potete vedere l'esplosione nel reattore 3 di Fukushima nella parte sinistra della figura 258 e a destra l'immagine di ciò che accade quando si verifica un'esplosione nucleare di minima entità. Il disastro di Fukushima è stato innescato da un dispositivo nucleare posto all'interno del reattore 3. Anche l'esplosione del reattore 4, che in quel momento era disattivato, è potuta verificarsi solo attraverso metodi artificiali. Le gigantesche telecamere di sicurezza e i sensori all'interno del reattore 3 e altrove erano stati installati dalla società israeliana Magna BSP all'incirca un anno prima del disastro. In quello stesso periodo la società aveva inviato sul posto il proprio personale e installato altre videocamere che filmavano continuamente i vari eventi. La Magna BSP è specializzata nella produzione di schermature di sicurezza virtuali per uso militare e civile, tra cui anche un sistema radar elettro-ottico e sensori per la visione stereoscopica. Le videocamere pesavano più di 2 tonnellate e per forma e dimensioni erano molto simili a un'arma nucleare figura 259. La Magna BSP ha sede a Dimona in Israele, patria del massiccio programma israeliano per le armi nucleari. Il sistema di schermatura virtuale della Magna è chiamato Optical Watch Line o OWL GUFO. Il gufo rappresenta Moloch, il dio dei sacrifici, venerato dall'elite degli Illuminati presso il bosco boemo nel nord della California sotto forma di un gufo di pietra alto 12 metri. Anticamente al dio Moloch venivano sacrificati bambini per mezzo del fuoco, un fatto menzionato anche nella Bibbia. La storia ufficiale del disastro di Fukushima è pura fantasia dall'inizio alla fine, come lo era anche quella sull'11 settembre. Ecco cosa avvenne ufficialmente annunciato a giugno del 2011 sulle condizioni del reattore 3. Cito: residui e acqua altamente radioattivi continuano a ostacolare gli sforzi volti al recupero della centrale nucleare Fukushima della Tokyo Electric Power Company. Giunti a martedì, la TEPCO aveva già rimosso circa 280 container di scorie radioattive, sgombrando così la via di accesso all'edificio del reattore 3. Ora che i dipendenti possono entrare nell'edificio,
la TEPCO sta pianificando di iniettare azoto nel reattore 3 per stabilizzarlo. Nella figura 260 potete vedere lo stato del reattore 3 all'epoca di questa dichiarazione. Praticamente non era rimasto nulla. Il giornalista freelance Jim Stone ha condotto valide ricerche su Fukushima e il suo sito web è jimstonefreelance.com. Il fatto che il disastro di Fukushima non sia stato un evento naturale significa che neppure il terremoto e lo tsunami lo erano. Chiaramente nessuno avrebbe mai installato dei dispositivi nucleari sedendosi poi ad aspettare e sperare che si verificasse un terremoto e uno tsunami. Più avanti parlerò di come è stato causato questo terremoto e delle sue mortali conseguenze. Avevo già terminato di scrivere questo capitolo e mi ero esposto pubblicamente dicendo che secondo me il disastro era stato provocato da dispositivi nucleari. Quando mi sono imbattuto in una video presentazione di un ingegnere nucleare, Ernie Gundersen, fatta presso la biblioteca pubblica di Boston, Gundersen ha detto che il disastro di Fukushima forniva nuove prove su ciò che potrebbe accadere in una qualsiasi centrale nucleare. Ha mostrato in sequenza le fotografie di un'esplosione nella centrale di Fukushima, dicendo che nessuno può spiegare come sia possibile che l'onda si sia mossa a circa 1609 km/h, sostanzialmente a una velocità superiore a quella del suono. Gundersen ha affermato che ciò rende l'esplosione una onda di detonazione. Un fatto inspiegabile questo, poiché idrogeno e ossigeno dovrebbero essere in grado di produrre soltanto un'onda di deflagrazione subsonica. E così ha detto, cito: "Nessuno sa perché ciò sia successo. La pressione ambientale non dovrebbe causare la detonazione di idrogeno e ossigeno. Ho parlato con un gruppo di chimici e non siamo riusciti a capire come sia potuto accadere. Si sarebbe potuta verificare una deflagrazione, ma non una detonazione. E questo ha conseguenze significative sul modo di progettare il contenimento", chiusa citazione. Posso capire come mai Gundersen e i chimici si siano espressi in questi termini. Cercavano di spiegare l'accaduto dalla prospettiva di un reattore nucleare, mentre invece l'esplosione è stata causata da un'arma nucleare. Ecco il perché dell'onda di detonazione e non di una deflagrazione. Tutti in pugno. Finora i sionisti rothschildiani si sono tenuti ben nascosti grazie al fatto che possiedono i mezzi di comunicazione convenzionali. Shahar Ilan, editor di Haaretz, il maggiore quotidiano di Israele, scrisse: "I sionisti controllano i media americani, è molto evidente, e sostenere il contrario è un insulto a ciò che tutti sanno", chiusa citazione. È ovvio che si tratta di una creazione delle stirpi, oltre che di una loro proprietà. Film hollywoodiani e programmi televisivi vengono utilizzati per manipolare la realtà e programmare la gente a livello mentale ed emotivo prima degli eventi che le stirpi si apprestano a creare. 6 mesi prima dell'11 settembre venne trasmesso un episodio pilota della serie The Lone Gunman, che parlava di un aereo di linea telecomandato a distanza e diretto sul World Trade Center. Qualcuno del team di produzione disse che l'idea del soggetto era stata data dalla CIA. Mentre scrivo, sta circolando la promozione di un film dal titolo Contagion, la cui trama è incentrata su una pandemia mortale e sui centri per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi, CDC. La previsione hollywoodiana dell'ennesimo attacco all'umanità che le stirpi stanno solo aspettando di propinarci. Vi ricordo che questo testo è del 2013 e anche qui David Icke ci aveva azzeccato alla grande. I sionisti controllano anche internet, Yahoo, Facebook, MySpace, Twitter, Wikipedia, eccetera. Sono tutte creazioni o proprietà, spesso entrambe le cose, dei sionisti rothschildiani. Mi viene da sorridere quando sento di tutti questi scandali in cui sono implicati motori di ricerca, vari siti e compagnie di telefonia mobile che setacciano e conservano informazioni sui loro clienti. Gli accusati si proclamano scandalizzati del fatto che ciò stia succedendo, mentre altri si scusano in modo alquanto maldestro.
Lo fanno perché non sono altro che veicoli utilizzati dalle società segrete sioniste e dalle loro reti interconnesse, composte da altre società segrete, oltre che i soliti circoli aberrati. Il logo e le mascotte delle Olimpiadi di Londra del 2012 simboleggiano chiaramente Sion, Saturno e l'occhio che tutto vede, figura 262. Quando seppi che Londra era tra le nazioni candidate a ospitare i giochi olimpici, dissi alla mia famiglia e ai miei amici che sicuramente avrebbe vinto. Londra e il 2012 erano due elementi troppo sincronici per non essere pianificati e doveva esserci una ragione che implicava le stirpi per volere che proprio la città di Londra ospitasse le Olimpiadi in quel preciso momento. Sospetto che nel 2012, un anno che è stato pubblicizzato a dismisura e in maniera insensata, ci saranno parecchi eventi orchestrati ad arte. Tornerò su questo argomento verso la fine del libro. I Rothschild e le loro società segrete sioniste controllano le politiche del governo americano in ogni ambito, e lo stesso avviene in Gran Bretagna e nazione dopo nazione anche in tutto il resto dell'Unione Europea. Fin dall'inizio, una creazione dei Rothschild. Dobbiamo mettere da parte le rilevanti divisioni di razza, religione, cultura e fascia di reddito e lasciare che la pace, l'equità e la giustizia per tutti siano il punto focale della nostra unità. Qui ho cercato di rivelare la faccia del sionismo, la casata dei Rothschild e le reti collegate e il modo in cui i suoi agenti all'interno di Big Government, Big Banking, Big Business, Big Pharma, Big Biotech, Big Food e Big Media, eccetera, stanno dandosi da fare con una singola unità per imporre una dittatura orwelliana globale sulla popolazione umana. Il sionismo è un tema che moltissime persone ignorano, oppure sono troppo spaventate per poterlo affrontare e denunciare. Invece, se vogliamo evitare la tirannia globale nell'immediato futuro, dobbiamo esporci pubblicamente e demolire la ragnatela. Ma in verità non si tratta neppure del futuro, la tirannia è già qui e tutto dipenderà da quanto saremo disposti a rimanere prigionieri. Per un secolo i Rothschild hanno tenuto nascosto il vero livello del controllo globale, che esercitano dietro le quinte di organizzazioni e rappresentanti di facciata, e se vogliamo che la gente se ne renda conto, bisogna che quel velo sia finalmente tolto. Ormai hanno agito abbastanza a lungo rimanendo nascosti nell'ombra, e noi dobbiamo al più presto fare in modo che quei giorni giungano al termine. Beh, possono dire ciò che vogliono su di me, cosa che peraltro fanno già, ma non mi ridurranno mai al silenzio. C'è troppo in gioco, specialmente per i nostri figli e nipoti. Dobbiamo guardare sotto ogni singola pietra, soprattutto quelle più grandi, indipendentemente da quali reazioni e conseguenze possano verificarsi. Dobbiamo cercare la verità, nient'altro. Solo per adesso è tutto e ci vediamo nella prossima parte con il capitolo 10. La scelta: o lasciamo che succeda o lo fermiamo.